Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'amica Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un regista e attore più famoso al mondo, con ben 5 premi Oscar. Nel 1930 a San Francisco nasceva Clint Eastwood. Suo papà era un operaio in un'acciaieria, mentre la mamma era un'impiegata alla IBM. La famiglia Eastwood, durante il periodo della Grande Depressione, si trasferì a Oakland. Il giovane Clint Eastwood era uno studente modello e per aiutare la famiglia lavorò come bagnino, commesso di drogheria, vigile del fuoco, taglialegna, benzinaio e magazziniere. Ottenuto il diploma nel 1948, decise di rendersi indipendente dalla famiglia. Durante il periodo di servizio militare conobbe David Jensen, il futuro Richard Gimble della serie televisiva Il Fuggiasco, che gli propone di tentare la carriera di attore a Hollywood. Il suo primo ruolo come attore fu quello di un assistente di laboratorio che perde alcuni topi da esperimento nel film del 1955 La vendetta del mostro, diretto da Jack Arnold. Il suo nome non compariva neanche nei titoli di coda. Ma con i film successivi il suo nome venne accreditato. E negli anni successivi, fino al 1958, lavorò per diversi film, con un budget molto basso. Grazie alla sua partecipazione al western L'urlo di guerra degli Apache, fu notato da Robert Sparks, dirigente della CBC, che gli affidò il suo primo ruolo da protagonista nella serie televisiva Gli uomini della prateria. E nel giro di poche settimane divenne un volto e un nome importante per tutti gli Stati Uniti. Nel 64, mentre recitava in alcuni episodi de Gli uomini della prateria, ricevette la proposta di interpretare un western in Europa, diretto da Sergio Leone. Clint lesse il copione e accettò l'invito di Sergio Leone per il film Per un pugno di dollari. Dato il successo imprevisto, Clint Eastwood fu richiamato dal regista Sergio Leone per il suo secondo film western, Per qualche dollaro in più, insieme al suo collega statunitense Lee Van Cleef. La sua espressione indecifrabile, il suo sorriso sottinteso, la sua comunicazione verbale ridotta al minimo, esaltati dalla regia di Sergio Leone, lo avevano reso un'icona. E adesso qualche curiosità del grande Clint Eastwood. Sergio Leone a chiunque chiedeva perché piacesse Eastwood come attore e rispondevano così: mi piace perché è un attore che ha solo due espressioni, una con il cappello e una senza cappello. Un'altra curiosità, Clint Eastwood ha 8 figli ed è anche un grande appassionato di musica blues. Un'altra curiosità di questo grande attore, ha 8 figli e è un grande appassionato di musica blues. Altra curiosità, lui ama il golf e volare con il suo elicottero per isolarsi e trovare il privilegio della solitudine e dell'anonimato. Alcune sue citazioni. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Un'altra citazione. Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue.
Una citazione molto simpatica. Se vuoi una garanzia, compra il tostapane. Altra curiosità. Ciò che mi interessa più di ogni altra cosa nel lavoro e nella vita è la ricerca della verità. Questo percorso mi spinge ancora a dirigere film. Altra curiosità, non credo di essere stato mai attratto da una donna che non ami la musica, che non abbia interesse per la musica. Clint Eastwood oggi compie la tenera età di 94 anni, è ancora oggi un affermato regista e vive in California. Io vi saluto e vi auguro buona estate perché per noi, per la SLM, per me Silvia Pagni e anche per l'autore Loris Katzner è l'ultima puntata di questa edizione di Oroscopo Musicale. Vi aspetto in tantissimi da ottobre, tutti presenti con noi su Rete 8. Un bacio da me Silvia Pagni, ciao a tutti!